belle donne, siamo stati in compagnia di belle donne, però adesso è il momento di passare a un altro momento del cinema cult italiano. Allora, se qua eravamo negli anni 70, facciamo un salto indietro negli anni 60, dove invece erano gli uomini a farla da padrone. Degli uomini un po'... li vediamo. Io avevo una zia, zia Lina, che mi portava sempre al cinema, perlomeno due volte alla settimana, il pomeriggio. E chiaramente i film che andavamo a vedere erano film mitologici, i film dell'epoca. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 50, inizio degli anni 60. E i film erano soprattutto i Macisti, gli Ercoli, gli Ursus. A me qualcuno piaceva. A sollevare le sorti del cinema italiano ritorna Steve Rives, Mister Universo. Per ora solleva hostess e attricette. Le fatiche di Ercole è un film che porta la cinematografia italiana al livello dei grandi colossi internazionali. Interpretato da Ed Fury. Ursus, un film di Carlo Campogalliani. Mitchell Gordon è il fusto americano di turno arrivato in Italia per impersonare Maciste nella terra dei ciclopi. Assisterete alle prove più straordinarie, alle imprese più entusiasmanti, alle azioni più inaudite e più vere in Maciste nella terra dei ciclopi. Maciste contro lo sceicco, 81 prima! Deianira! I dei siano lodati! Ti prego, portami via da qui! Portami via! Quello è l'amico in pericolo? A me sembrano più in pericolo i soldati. Ehi! Che scherzo è questo? Siamo amici! Fermatevi, se non vi tiro giù tutti e due. Bravo, così ci prendono tutti e tre. Grandi ospiti internazionali adesso. Prontissima. Sono un po' emozionato, la prima volta, insomma. L'inglese? Perfect. Perché se non li chiamiamo in inglese non vengono. No doubts. Ok. E allora? And now? Direttamente da Hollywood. Straight by from Hollywood. Signore e signori, un grande applauso. Ladies and gentlemen, please welcome... Kirk Morris, Andy Coleman. Accomodatevi. Thank you. Thank you for being here. Have a seat. And thank you for accepting our invitation. Ah, English moment. È un grande inglese. Ammazzo che coscia. Sono ammazzo che coscia. Abbiamo fatto tutta sta cosa. Mi è scappato. La coscia. Sono italiani. Me ne vado. Beh, ma che momento triste. Sono italiano. Per una volta volevamo spacciare degli ospiti come se fossero internazionali, però effettivamente il nostro genere mitologico era un genere internazionale, giusto? Sì, certo. Infatti. Posso fare l'appello? Posso fare l'appello, perché visto che abbiamo messi. Allora, facciamo l'appello. Adriano Bellini. Eccomi qui. Presente. Ecco. Presente. Mimmo Palmara. Buonasera. Presente. A tutti.
Non abbiamo detto il vostro nome in italiano, ma io stavo cercando un po' di mantenere questa, così, questa falsa riga sull'internazionalità dei nostri ospiti, perché ci piaceva darvi questo, questo spunto. Ma chi lo introduce, questo, questo genere peplum? Beh, forse potrei cominciare io, vai. Considerato che praticamente io ho fatto il primo film che ha dato inizio a questo genere, che è durato per vari anni e che ha arricchito molta gente e fatto piacere a molto pubblico. Erano le fatiche di Ercole. Ma allora, voi come vi allenavate? Perché mi sembra di diciamo aver visto i vostri fisici da questo filmato che abbiamo appena visto. Non c'erano i mezzi, non c'erano le attrezzature, non c'era niente. Ci si faceva i pesi da soli, quei famosi vasetti di cemento, no? Eccetera, si è cominciato così. Poi piano piano ho cominciato a fare le cose seriamente. Però bisogna dire una cosa, io sono veneziano, almeno ero veneziano, sono nato a Venezia. E ho letto, diciamo, le prime riviste americane dove c'era anche Steve Reeves, eccetera, e dove c'erano i suoi allenamenti, e ho cominciato a frequentare quello sport che si chiamava bodybuilding. E praticamente piano piano poi vinsi dei concorsi, eccetera, eccetera. Poi sono stato fortunato perché una rivista italiana di sport mi pubblicò in copertina e così venne visto da un regista romano, Americo Anton Tanio Boccia, e cominciai la carriera così. Tra l'altro qua dove siamo noi, alla De Paulis, era il luogo in cui si giravano tutti i film mitologici. Qui io avrò girato perlomeno una ventina di film mitologici, in parte qui, in parte in esterni o in altri luoghi. Che ruoli avete fatto? Vabbè, Ercole? Beh, io ho fatto solo Ercole, Sansone e Maciste. Ercole, all'inizio, Sansone e Maciste? All'inizio. Dunque, io per la verità facevo quasi sempre l'antagonista. L'antagonista. Ho fatto, ormai ero proprio classificato in quel modo, e ho fatto sempre l'antagonista nei film di Steve Reeves, e poi anche Gordon Scott e altri. Cioè lui le dava e te le prendevi praticamente. Poi, sì, sì, ero quello che poi alla fine quasi sempre morivo. Su questo fatto dei fisici, voi lo sapete, se ne vi dirò di più, che questa è una cosa che mi ha portato fortuna, visto che sono ancora vivo. E mi sembra anche in ottima salute, visto come vi siete arrivati. Non mi lamento. No, dicevo, su questa cosa dei fisici, ma... cioè, un aiutino c'era? Volevo dire che ho muscolo, fatto... un aiutino c'era o non c'è? Muscolo c'era, per quanto mi riguarda, c'era. Perché era naturale? Avevo fatto il pugilato, poi ho fatto per molti anni il rugby. E poi ho lasciato queste cose perché mi sono dedicato al teatro, io ho fatto l'Accademia di Arte Drammatica, mi sono dedicato al teatro e ho fatto... E poi sono passato... Non mi avete voluto rispondere. Dato la preparazione c'era o non c'era? Cioè, Adriano? Adesso c'è tutta la chimica, no, le cose. No. Adesso, come giustamente sta dicendo, adesso c'è la chimica, eccetera. Ma una volta non c'era niente. C'erano sudore i pesi... Fatica. Sudore e fatica. Sì, sì, sì. Le 13 chiare d'uovo per definire tutte quelle cose delle proteine. No. Abbiamo a Firenze noi alcuni personaggi che possono essere inseriti nel genere peplum come il vostro, perché uno ormai, il Monni, abbiamo imparato a conoscerlo come Catullo dopo la puntata scorsa, e poi c'è Ceccherini che un po' Ursus lo poteva fare. Forse. No, forse io lo schiavo gli avrei fatto fare. Guarda. Ah, ecco, gentile. Sì, lo schiavo in galera. Ceccherini. Grande Cecca, grande Monni. Bravo. Ci vediamo dopo. Sono fiera di te. Sono fiera di te, Cec, sono fiera di te. Allora, c'erano molti uomini muscolosi, c'eravate voi, c'erano 1500 comparse, ma soprattutto c'erano le donne del film mitologico, delle donne bellissime. Ve le faccio vedere le donne del mitologico. Gira nel segno di Roma, che nel segno delle conturbanti gambe di Anita Ekberg e dei compiacenti panneggi di Chelo Alonso dovrebbe riportarci all'epoca dell'imperatore Aureliano.
Avrei potuto lasciarti morire all'accampamento. E forse sarebbe stato meglio. E perché non l'hai fatto? Si dice che l'incendio del teatro di Posa si sia sviluppato proprio dopo questo infuocato si gira di cielo Alonso. Nulla di più logico. Caffè pagato a tutti. Caffè pagato per tutti. Esatto. Dunque, in importazione, direi. Io non vorrei dire da quanto tempo non ci vediamo, perché forse sarebbe poco delicato. Ah, pensavo non verso di me, non verso che non lei, ma verso la signora. Noi abbiamo girato insieme il primo film che Cielo Alonso ha fatto in Italia, in questo teatro. Che era nel segno di Roma. Proprio in questo teatro. Che era nel segno di Roma. È vero. Il film era intitolato Nel segno di Roma. Ed è stato e un giorno eravamo in questo teatro, il film l'avrebbe dovuto girare Brignone, poi si è sentito male, si è interrotto e noi abbiamo girato delle scene in questo teatro, niente meno che con Michelangelo Antonioni. Mi hai preceduto la domanda, ma grazie per avercelo raccontato. Questo è il vero stracult. C'era anche Anita Ekberg. E c'è qualcosa tra Cielo e Michelangelo, se non sbaglio. No, ma non voglio parlare, dai. No, come signora, qualcosa no, non deve puoi regalare. Qua bisogna, no, guarda, ci deve raccontare ai questa tempi perla. Di Jurassic Park è questo. Ci devi raccontare questa perla. Possiamo dire che c'è una debolezza? No, è che io sono arrivata, ero appena arrivata in Italia, non parlavo l'italiano, chiaramente. Ed ero una persona che stavo sempre in difesa, no in difesa, in difesa. C'era quella danza che tu hai visto prima, sì. Quella che aveva i capelli lunghi. Sì, sì, okay. Ce la ricordiamo benissimo. Tu non te la puoi ricordare, non dire bugie. No, diverse volte. Ok, niente, il coreografo parlò con Michelangelo e le disse che lui avrebbe fatto la danza, l'avrebbe mostrato, diciamo, i movimenti della danza, l'inquadratura. E Antonioni era molto nervoso quel giorno, perché forse lui non aveva mai diretto un ballo. Un momento di danza. Esatto. E le disse di no al coreografo, lui le disse al coreografo, no, non c'è bisogno, io so tutto, eccetera. E io ero uscita fuori del teatro a prendere fodaia e quando sono rientrata lui era nervosissimo e mi disse, signorina, qui siamo due ore che aspettiamo per lei perché qui non si aspetta per nessuno, nessuna Greta Garbo. Io che ero sempre in difesa. Apriti cielo, mi verrebbe da dire, subito cielo. Come citazione. Io che ero sempre in difesa, le rispose, guarda, io so che non sono Greta Garbo, ma lei sarebbe capace di dirigere un film con Greta Garbo? E si instaurò una grande amicizia. Ma diciamo, è vero che poi quando è arrivata in Italia, Che Guevara le chiese di tornare a Cuba? Sì. Sì, quando glielo chiese? Molti anni, tanti anni fa.
e lui cioè venne a invitarmi a tornare a Cuba. E tu però, hai detto no. No, io l'ho detto no perché nel frattempo avevo conosciuto cosa succedeva e non ero d'accordo, come non sono d'accordo tutt'oggi, di governare una nazione, un popolo con la paura. E io le lo disse, così cominciò la nostra conversazione. Passammo una giornata, io che le dicevo quello che pensavo, tanto io ero in Italia al sicuro. Allora, torniamo un attimo in quegli anni, torniamo alla De Paulis, torniamo agli Ercoli, ai Macisti, agli Ursus film, e quindi. Alle regine cattive. C'era sì. Anche un'altra donna un po' che contendeva il ruolo di interprete principale di questi film. Vediamo chi è. Ma adesso chi c'è? C'è lei, la regina, la superstar del circo, e cioè Moira Orfei! Ho fatto 47 film, molti in costume, ed ero sempre la regina cattiva, che ammassava tutti i miei partner. E mio marito mi ha detto una volta, Madonna, sei sempre morta, i bambini non me le portava a vedere perché piangevano nella sala, la mamma è morta. Ho lavorato con tantissimi, diciamo, questi palestrati, fra cui mi ricordo Gordon Scott, Steve Rivers, Mimmo Palmara, Kirk Morris, Alan Steele, e tanti altri che ne ho fatti tanti che non mi ricordo più. Moira Orfei. Ero la regina cattiva, sempre la regina cattiva, io non so perché. Io sono una buona donna e mi mettevano sempre, mi ammassavano con 10 frecce. Ippolito! Mi ricordo una volta che Mimmo Palmara mi ha dato un schiaffone in faccia, mi ha fatto volare. Io mi sono messa a piangere, ho detto, io con te non lavoro più, perché mi hai picchiato? Lui, però scusa, mi è scappata, sai, nella foga del momento io voglio fare le cose che non si vede che sono finte. In questo film rivivono le travolgenti cavalcate dei predoni, con Kirk Morris, Moira Orfei. E invece con Kirk Morris, lui faceva, io ero la sua mamma strega, bellissima, alta, con i capelli biondi, rossi, ero. E mi trasformavo in tante donne e quando dovevo salvare lui dovevo trasformarmi in tante maghe, cose, adesso, oh Dio, mi ricordo più. Mi ricordo solo di Kirk, che era un bellissimo ragazzo. E poi Alan Steele che abbiamo fatto un film fuori Roma. È stato un film bellissimo, c'era anche mio zio Orlando Orfei con i leoni, è stata una cosa che io mi ho preso una ginocchiata con i leoni e mio zio anche, perché quando sono entrati dentro alla stanza questi leoni, erano 10 leoni e c'era 2 cani finti, sono saltati addosso ai cani finti, mio zio ha preso uno sgabello che era lì, gli era tirati addosso, siamo scappati via, è successo un macello e il regista era Leon Viola. Io non ci voglio andare in Egitto, io sto qua, io ci faccio Pasqua e Ferragosto. Ma devi andare, sei l'unico che può sottomettere Cleopatra. Dove la devo mettere? Sotto! E lei ci sta. Antonio! Totò era una persona meravigliosa, io ho fatto 3 film con lui. E mi ha visto, mi ha cominciato a fare la corte, ma io stavo sulle mie, no? Poi mi ha detto, senti Moira, se vieni a letto con me, posso dirle queste cose? Se vieni a letto con me ti do 30 milioni, l'equivalente di un appartamento, non ti faccio niente, ti accarezzo solo, ma non ti faccio niente. E io le ho detto, per non metterlo in imbarazzo, ma caro principe, se io non fossi innamorata così di mio marito, verrei subito con lei. Però sono così innamorata di Walter che non posso venire né con lei né con altri. E così l'ho accontentato senza fargli capire che mai sarei andata con lui. Mi vado a sdraiare un po' sul letto perché sono così stanca. Moira Orfei. Allora, tu gli hai tirato uno schiaffone, l'hai fatta volare. Sì, ma è stata una necessità di scena, perché lei non riusciva ad accusare il colpo quando io davo lo schiaffo. Perché lì c'è una tecnica, no? Parte lo schiaffo. Me l'hai insegnato Bud Spencer. Nel momento la in cui sta precedente. Per toccare, uno sposta la testa. Invece lei non riusciva a farlo. E allora il regista, che era Mario Caiano, se non erro,
mi disse, guarda, bisogna che glielo dai uno schiaffo, perché sennò... io glielo diedi. Dai, glielo vero, così la facciamo fuori in qualche minuto e ci sbrighiamo. Allora, loro sono... Vi ringraziamo per essere stati con noi, ma adesso c'è un giochino da fare, eh? Però intanto vi vogliamo regalare questo splendido e meritatissimo applauso. Kirk Morris, grazie, Dick Palmer, Gio Alonso con noi. Grazie anche per le storie che ci avete regalato, però adesso, cara Elena, vieni qua perché vogliamo fare un giochino, voi ce lo permettete. Io mi voglio mettere un po' in mostra con voi, voglio far vedere che sono anch'io, insomma, un uomo di una certa prestanza fisica. Allora? Abbiamo una fune qua. Ah, abbiamo lei può fare il giudice? Ah, la fune. La signora Cielo può fare il giudice, se perdo però non mi meni pure a me, signora, perché no, ma per carità, tutti. Sono diventata buona con gli anni. Voi tirate di là e noi tiriamo di qua, eh. Veramente, attenzione. Allora... Il via lo devi fare questa sfida con le signore, però. No, 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 ma tanto reggo io, non si preoccupi, reggo io. In realtà ho dietro Caressa che tiene botta, che giustamente tirerà il mio posto. Ti prego, non ci fare fare brutta figura. No, 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 ma te io casomai gliela faccio fare brutta figura, non si preoccupi. Pronto? Ci sono, vai. Pronti? Pronti? Uno, due, come vai? Brava, sei salvata, meno male. Meno male che sei salvata!